Quarta Economico Zero, ben ritrovate. Stiamo con Paolo Ferrini, un vecchio amico, per capire come va, come si è organizzato in questo periodo di quarantena per tutti noi, ma soprattutto come va nel mondo lavorativo. Intanto Paolo, ti ringrazio e ci ritroviamo dopo un po' di tempo, anche se è a distanza. E quindi in questo momento di quarantena, dove tutti noi siamo bloccati, siamo costretti a restare a casa per la nostra salute e soprattutto per il rispetto della salute degli altri. Ecco, tu come ti sei organizzato? Allora, per il momento il mio lavoro non si è fermato tanto. Stiamo facendo un servizio di manutenzioni e varie per aziende che forniscono servizi essenziali e ne siamo ben lieti di poter essere utili. La passione per la cucina la coltivi sempre? Ma mi diverto sempre a fare le cose che mi vengono bene e che mi piacciono chiaramente. Adesso si parla tanto di ripartire, di rimetterci in moto, però per farlo in sicurezza, ecco, nel vostro caso in fabbrica, quali sono le misure che sono state prese e soprattutto tu come le valuti? Che come sempre le cose non sono molto chiare per le cose che c'è da fare. Noi siamo per il momento tutti al lavoro, siamo quattro dipendenti più due soci. Per quanto abbiamo capito, le misure da attuare sono abbastanza giuste. Noi ci siamo procurati guanti, mascherine, termometro a infrarossi, prodotti per la sanificazione e facciamo tutto quello che è dovuto. Per il resto ci affidiamo alla responsabilità delle persone, di ogni singola persona, che questo ci sembra la cosa più importante. Con i tuoi colleghi, con i tuoi compagni di lavoro, hai avuto modo di parlare, di scambiare delle idee? Ecco, quali sono le loro opinioni? Ognuno ha la propria visione delle cose, vuoi per le proprie vicissitudini della vita, vuoi per tutte le altre cose. C'è chi forse vorrebbe fermare tutto. Io penso che di fare tutto quello che c'è da fare, semplicemente. Chi non se la sente si può fermare senza nessun problema, chiaramente rispettando tutte le regole e gli altri. Questo senza ombra di dubbio. Sicuramente avremo modo di sentirci e nell'attesa ti mando un abbraccio virtuale.